Marco Di Vaio, hai appena firmato il tuo primo contratto da dirigente dopo una vita sul campo. Che effetto fa? Bellissimo, è meraviglioso per me, si avvera un sogno che avevo da quando avevo lasciato Bologna 2 anni e mezzo fa, 3 anni e mezzo fa, 3 anni fa, e adesso posso, si avvera il sogno e che posso iniziare una nuova carriera qua nel Bologna come desideravo. Cambiano i ruoli, ma resta una costante, Bologna e il Bologna. Io quando sono partito da Bologna 3 anni fa ho avuto questa possibilità di andare a giocare in Canada. Non sapevo per quanto tempo, però il mio primo pensiero era quello di voler, finita la carriera da calciatore, di voler tornare e cercare di aiutare la società nella sua crescita e mettermi a disposizione. Poi sono successe cose incredibili come l'arrivo di Saputo, di Tacopina e il cambio della società. Dunque, è successo qualcosa di straordinario per tutti noi, per il club, per la città, per i tifosi, per la squadra. E dunque adesso inizio una nuova avventura con grande entusiasmo perché c'è un progetto importante davanti, c'è un progetto di crescita e un presente e un futuro importante per tutti noi. Club Quale sarà il tuo ruolo? manager all'interno dell'area tecnica, vicino al direttore sportivo, vicino alla prima squadra. Così ho la possibilità di vivere ancora nello spogliatoio, di stare a contatto con i ragazzi, di stare a contatto con l'allenatore, con la parte tecnica, però allo stesso tempo imparare e vedere come lavora il direttore Corvino per una mia crescita professionale. Dunque, sono molto contento, è una grande opportunità per me e metto a disposizione la mia esperienza da calciatore e la mia conoscenza e con grande disponibilità. Ti trovi a iniziare la tua carriera da dirigente al fianco di grandi nomi del calcio italiano come Fenucci e Corvino. Un esempio, uno stimolo o cos'altro? Solo che da imparare, ho la grande possibilità di imparare da loro, che sono 20 anni che fanno i dirigenti ad alto livello nel calcio italiano con grandi risultati, dunque per me e per tutti noi è una grande possibilità di crescita, dunque sono e siamo fortunati. Tu stai già lavorando da tempo al fianco della squadra. Rispetto ai tanti allenatori che hai conosciuto in carriera, che tecnico è Lopez? Assomiglia a qualcuno in particolare? No, Diego ha una grande personalità, mi piace molto il suo rapporto che ha creato con i giocatori, molto schietto, onesto, pretende, però non alza mai la voce, dunque ha sempre dei modi garbati nei confronti della squadra e riesce a ottenere grandi risultati, come ha dimostrato fino a questo momento. E ha costruito un gruppo importante, con la sua personalità è riuscito a farsi seguire e a portarsi dietro tutto il gruppo. Questo dimostra che ha una forte personalità, poi idee chiare di calcio e mi piace perché ci si può confrontare tutti i giorni nello spogliatoio, ascolta tutti, però alla fine prende lui la decisione, questo denota una grande conoscenza. La squadra ha chiuso alla grande il girone di andata ed è ripartita molto bene dopo la sosta. Quali sono le tue impressioni su questo gruppo? Un gruppo molto unito, forte, che dalle macerie della retrocessione ha costruito un'identità insieme al corpo tecnico. Hanno fatto un grandissimo lavoro, non facile, soprattutto dopo una retrocessione così dolorosa per tutta la città, per tutti noi. E dunque è un gruppo che nel lavoro quotidiano crede e lavora forte tutti i giorni e sa che passa dal lavoro quotidiano ai risultati del fine settimana. Dunque stanno avendo grandi risultati proprio per questo, perché lavorano molto forte, molto duramente ogni giorno e pretendono e alzano l'asticella tutti i giorni. E penso che questo sia la base per arrivare a un grande risultato come la promozione a fine campionato, cosa che desideriamo tutti noi, perché è il nostro obiettivo e dobbiamo raggiungerlo. Tu conosci Joey Saputo da 3 anni. Ci racconti qualcosa di lui di cui ancora qui da noi non si è parlato? Sì, che ci tiene molto, vuole vincere, è una persona molto ambiziosa e che vuole raggiungere il massimo risultato, sempre, la vittoria, e quando non ci riesce si fa sentire, una persona un po' presente, l'ho visto arrabbiarsi spesso con noi, con la squadra, l'ho visto arrabbiarsi magari a volte anche col direttore sportivo e dunque la sua apparenza è così, è una persona molto pacata, però la domenica si trasforma, prima della partita è molto nervoso,
e dopo la partita, se le cose non vanno bene, si fa sentire, però da mentalità, da voglia, fa capire che le sue ambizioni, che sono le ambizioni di tutti noi, questo lo trasmette ai suoi collaboratori giorno per giorno e lo trasmette anche alla squadra. Penso che questo è molto importante.